Ehi fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore, orba di tanto spiro. Così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. In pochissime parole, questa è la mia storia. Tutti nascono anonimi, come me, in un anonima iaccio, in un'anonima isola, in un anonimo 15 agosto di un anonimo 1769, da due anonimi Carlo e Letizia Ramolino. Solo dopo diventano qualcuno. E se prima di ogni altra cosa si è capace di non deludere se stessi, anche la volontà divina si manifesta sull'uomo. Invano gli storici inglesi taglieranno, sopprimeranno, mutileranno. Sarà per loro molto difficile farmi scomparire totalmente. E uno storico francese dovrà pure occuparsi dell'impero. Dovrà pure, se avrà un po' di coraggio, restituirmi qualcosa, darmi la mia parte. Fui nominato generale in capo dell'Armata d'Italia e subito dopo aver sposato la mia amata Josephine partì per la mia prima campagna militare. Erano i primi di aprile del 1796. Avevo 27 anni. Il compito della storia sarà facile, poiché i fatti parlano, poiché i fatti brillano come il sole. Io richiusi l'abisso anarchico e districai il caos, ripulii le rivoluzioni, nobilitai i popoli e consolidai il re. Eccitai tutte le emulazioni, premiai tutti i meriti e allargai i limiti della gloria. Tutto questo è pure qualcosa. Eravamo tutti giovani, soldati e generali. Per noi non contavano le fatiche, meno ancora i disagi. Eravamo incuranti di tutto, meno che della gloria, che si conquista solo sui campi di battaglia. Dovevo dare coraggio ai miei soldati e dissi loro: «Soldati, voi siete nudi, malnutriti. Il governo molto vi deve, ma nulla può darvi. Il vostro coraggio, la pazienza che mostrate sono ammirevoli. Io voglio condurvi nelle più fertili pianure del mondo. Grandi città, ricche province saranno in vostro potere. Vi troverete onore, gloria e ricchezze». E poi per quali fatti mi si potrebbe accusare senza che uno storico potesse difendermi? Forse per le mie intenzioni? Ma non mancano ragioni per assolvermi. Forse per il mio dispotismo? Ma si potrà sempre spiegare che la dittatura era assolutamente necessaria. Si dirà che ridussi la libertà, ma lo storico potrà dimostrare che la licenza, l'anarchia, i grandi disordini erano ancora alle porte. Durante una manovra pericolosa i miei soldati erano timorosi. Feci scrivere su un cartello «Batteria degli uomini senza paura» e lo piantai io stesso vicino ai pezzi dell'artiglieria. Fu l'insegna della vittoria. Sarò accusato di aver troppo amato la guerra? Ma lo storico spiegherà che essa fu soltanto opera fortuita delle circostanze e che furono i nostri nemici che ad essa condussero gradatamente. Arcole fu la battaglia più sanguinosa, in cui capì che ero stato destinato a grandi cose. In quei tre giorni di novembre del 1796, nella palude della Zerpa, sotto la gragnuola delle cannonate della fucileria del nemico, fummo costretti a indietreggiare. Gridai ai miei uomini: «Non siete più i soldati di Lodi! Dov'è il vostro coraggio?» Discesi da cavallo, presi in mano un'insegna, mi avviai al ponte e incitai i miei soldati a seguirmi. Nel
fuoco austriaco ebbe la meglio. Caddi insieme a cavallo nella palude e fui miracolosamente salvato dai miei. Lui, folgorante in solio, vide il mio genio e tacque. Quando con vece assidua cadde, risorse e giacque. Di mille voci al sonito mista la sua non ha. Vergine di servo encomio e di codardo oltraggio sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio. E scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Gli uomini di genio come me sono come meteore destinate a bruciare per illuminare il loro secolo, ma il popolo è lo stesso ovunque. Quando gli indori la catena, non odia il vincolo. Si conduce un popolo mostrandogli semplicemente un avvenire. Un condottiero è un messaggero di speranza. Ma per gli uomini, come per i quadri, occorre una luce favorevole. La folla che in delirio mio s'annava farebbe lo stesso se mi vedesse salire sul patibolo. Tuttavia i miei valorosi generali Augereau e Massena riuscirono a fermare il nemico. Il geniale inganno di un tenente di cavalleria dal nome emblematico Ercole, con alcuni ussari e trombettieri, si infiltrò alle spalle della sinistra austriaca. Questo pugno di uomini, suonando la carica a una formazione inesistente, creò il panico nella formazione nemica, che fuggì disordinatamente. Così gli scalzi figli sol di rabbia armati avevano ancora una volta ghermito la vittoria. Mi vidi allora per la prima volta non più come un semplice generale, ma come un uomo destinato a influire sulle sorti dei popoli. Mi vidi nella storia. Si può riconquistare un terreno, ma non si può riacciuffare il tempo. Saggio chi scrisse sul quadrante dell'orologio del campanile di Arcole il verso di Dante Alighieri: pensa che questo dì mai non raggiorna. Tutta la mia ascesa si è svolta sotto il segno della guerra. Uomini come me tengono in poco conto la vita di un milione di altri uomini. Il mio trono splendeva solo della luce delle armi. Prigioniero su un altro emisfero, non ho più da difendere che la fama che la storia mi prepara. Qui a Sant'Elena, all'ingiustizia, alla violenza, ecco aggiungersi ora l'oltraggio e il dolore dei prolungati martiri. La morte non è nulla. Ma vivere sconfitti e privi di gloria è come morire ogni giorno. Ma se ero tanto nocivo, perché non si sono sbarazzati di me? Un colpo in capo o nel cuore? E in questo delitto almeno si sarebbe scorta una loro energia. La mia gloria non sta in 40 vittorie. E neppure nell'aver imposto i miei voleri ai sovrani. Waterloo cancellerà il ricordo di tante vittorie, ma quello che non perirà è il mio codice civile. I miei metodi creeranno nuove generazioni. Dopo il mio passaggio, l'Italia non era più la stessa nazione. I giovani cominciavano a frequentare i maneggi, le sale d'armi, i campi militari. I bambini iniziavano a giocare coi soldatini di stagno, imitavano i fatti di guerra e le mie battaglie. Prima, nelle commedie e negli spettacoli in piazza, veniva sempre rappresentato l'italiano spiritoso ma vile, sconfitto da un grosso soldato straniero brutale e forte. Dopo il mio passaggio, gli autori dovettero iniziare a cambiare copione. Cominciarono a rappresentare l'italiano valoroso che si batteva con onore. Vi sembra poco tutto questo? La coscienza nazionale si era formata e l'Italia ebbe finalmente i suoi inni e i suoi canti patriottici. L'Europa non è più una tana di talpe.
Un giorno da tutti quei popoli ne nascerà uno solo, un popolo solo. Abbiamo bisogno di una legge europea, di un sistema monetario unico, di pesi e misure uguali. Abbiamo bisogno delle stesse leggi per tutta l'Europa. Volevo fare di tutti i popoli d'Europa un unico popolo. La storia giudicherà. Lungi da me temerla. Io la invoco. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria. Ai posteri l'ardua sentenza. Fu vera gloria. Ai posteri l'ardua sentenza. Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza.